Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze. Allora, questa mattina un video tag preso dal canale di Hidden Beauty, la regola del 3. Del 3. sono esattamente 10 domande, per cui siccome vedo che sono anche abbastanza... Sì, portano molto a parlare. Partiamo subito. Allora, tre cose che non devono mancare nel tuo beauty. Allora, nel mio beauty non devono mancare il mascara innanzitutto, il sapone disinfettante e un rossettino, dai, se sono fuori, un rossettino ci sta tutto. Poi, tre cose che non devono mancare nella tua borsa. Cellulare, fazzoletto e soldi. Ah no, cellulare, fazzoletti e occhiali da sole, perché ultimamente sono anche tutte le volte che c'è il sole sembra un bambirla, sono così, no, il sole no, aiuto. Veramente, sto avendo un'intolleranza alla luce del sole che è pazzesca. Comunque, poi, tre cose che devono essere presenti nella tua colazione. Tre cose. Beh, il latte, il caffè e le mie medicine. Poi, tre cose che ti descrivono. Curiosità, perché sono curiosa come una scimmietta. Fantasia e creatività. Poi, tre difetti del tuo carattere. Oh santo cielo, tre difetti e sono io rosa. Io sono un fuoco di paglia, mi infiammo subito, poi mi spengo, cioè in giro di 5 minuti mi spengo. Ovviamente, se sono discussioni che non, cioè futili, perché se sono torti, se sono cose veramente serie, porto molto rancore, per cui sono rancorosa anche. E poi un altro difetto potrebbe essere intransigente. Se io mi indispettisco, no, no, intransigenza, ecco, quella è proprio. Se tu mi fai qualcosa, tu, in senso lato, non riesco a far finta di niente. O con le buone o con le cattive te lo devo dire. E a volte riesco a usare dei filtri, a volte la cosa mi irrita talmente tanto che, cioè, vengo lì a muso duro e... No, no, no. Sì, sono molto intransigente, decisamente. Poi, tre animali domestici che hai avuto e i loro nomi. Allora, Chicca, il mio cane, la mia cagnolina presa al canile, era un amore tenero. Poi ho avuto Pepita, più altri gatti quando abitavo in campagna. Io adoro i gatti. E questo mi ha portato ad avere una marea di gatti nella casa di campagna. Poi ho avuto Abramo, un pesciolino, una carpa giapponese nera, e l'ho chiamato Abramo. E poi, vabbè, poi c'è stata la Mussi, poi c'è stato un coniglio bianco che è morto in quanto... perché era un coniglietto albino e purtroppo non so come mai, forse il caldo, qui c'è troppo caldo, e è morto proprio per un colpo di calore. E poi abbiamo avuto un criceto, Fluffy, che è evaso. Noi siamo andati a dormire e l'indomani non era più nella sua gabbia. Non sappiamo né come né perché, non l'abbiamo più trovato. Niente. Un criceto evasore. Un criceto latitante in giro per la Sardegna. Poi
Poi ho avuto un Siberian Husky, Danko, che però è rimasto poi col suo papà, perché io sono andata via. Allora, tre tatuaggi che hai o che vorresti avere? Allora, io i tatuaggi li ho. Allora, ho questo. Aspettate che ve lo faccio vedere. Sono le iniziali dei miei figli, Vanni e Giulia. Poi ho questo, che è uno scorpione, ma non perché io sia dello scorpione, ma esclusivamente perché io amo gli scorpioni, mi piacciono gli scorpioni. Gli scorpioni sono delle bestiole che non ti fanno nulla a meno che tu non le tocchi. Allora a quel punto ti pungono e tu muori. E io sono come uno scorpione. E poi da qualche parte, eccolo qua, aspettate che mi alzo, ve lo faccio vedere. Una chiave di violino che secondo me è la terza essenza, è la terza essenza della sensualità. Io trovo che sia un simbolo molto molto femminile. E questi sono i tre tatuaggi che ho. Allora, tre parole che non sopporti. Le bestemmie, non le tollero. Le parole storpiate, adesso vi faccio un esempio. Quando lo so che tante volte a furia di parlare il dialetto certe cose vengono storpiate, però ad esempio e i miei me lo fanno anche apposta, invece qui in Sardegna si dice in un modo, io non sono capace a parlare il sardo. Comunque, la traduzione italiana, che ne so, di mi riempi il bicchiere d'acqua per piacere. Sì, cioè mi pieni il bicchiere, ecco, quella è una cosa che mi manda ai pazzi. Oppure vado a dormire. Oppure mi sono addormentata, ecco, mi sono addormentata, mi sono dormita. Addormentata, non mi sono dormita. Se devi dire mi sono dormita, dillo in sardo. E vabbè, comunque sono cose che fanno sorridere. Le bestemmie invece no, proprio non le tollero, non mi queste sono comunque le parole storpiate. Non ne ho tre. No, non ne ho tre, ne ho due. Le parole storpiate dà comunque l'abitudine di parlare in dialetto e le bestemmie. Poi tutto il resto è aria e polvere. Allora, tre piatti preferiti. Vogliamo parlare? Devo scegliere solo tre piatti? Allora, tre piatti. Beh, la pasta al forno, le lasagne al forno, le bistecche impanate, le fettine panate e il pesce. Il pesce per me non. A parte l'anguilla, non c'è nessun pesce che io non mangi. Io mangio i molluschi, mangio di tutto, di più. Sono quasi alla stregua di un gatto. Poi. Tre tue passioni. Allora, le mie passioni più grandi sono creare qualsiasi cosa, dallo scrapbooking alla tessitura di perline, al modificare mobili con lo stile shabby, a fare la ricostruzione delle unghie. Io amo creare. Comunque, se è qualcosa di creativo, fidati, io lo faccio. Poi adoro cucinare, mi piace molto cucinare per i miei familiari. E un'altra passione che però per il momento ho accantonato, per problemi di salute, è andare in canoa. Io ricordo queste traversate in canoa in solitaria, bellissime, veramente. Mi davano questo senso di pace, questo senso di
appartenenza al mondo marino, amavo andare in canoa, veramente, io amavo andare in canoa. Purtroppo, per problemi di salute ho dovuto mollare, per la canoa, perché ovviamente voi sapete che pagaiare, porta ad avere uno sforzo sulle articolazioni, che in questo momento non è che siano al top, però mi sto dando da fare. E sto cercando di migliorare la mia forma fisica per tornare a fare traversate in solitaria in canoa. Io, è il mio sogno, tornare ad andare in canoa. Bene, adesso, dopo questi ricordi un po' che mi portano un po' di tristezza, io ho finito, le domande sono finite. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per la vostra simpatia, per il vostro affetto, che devo dire non dimostrate qui sul canale, su YouTube. Non lo so, forse avete timore, però quando mi scrivete in privato, che ne so, anche su Facebook. Siete veramente tanto carine. Voi dite che sono carina io, che sono gentile, ma voi non immaginate la gioia che mi date quando mi scrivete in privato. Siete veramente molto, molto, molto carine. Ringrazio i nuovi iscritti. Siete un amore e spero di avervi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!